Io non sono negazionista, però secondo me il virus non c'è. Guardi che il virus c'è. Perché il computer è lento, i programmi si bloccano e qualche volta si spegne pure da solo. Vabbè, però non è che subito dobbiamo dire virus e mettere ansia. Qualsiasi cosa allora è un virus. Magari è qualcos'altro. Smettiamola di mettere panico, sempre virus, virus, virus. Ma non è che è una vergogna prendere il virus? Scusi, guardi che succede spessissimo nei computer, cioè è una cosa normale. Lei non mi sta dicendo la verità. Io Io non le sto dicendo la verità? so tutto. In che senso? Io mi sono informato, ah, ho letto su internet. Ve la diciamo noi la verità.it. Ah, E ho addirittura. letto pure che sono le società degli antivirus che creano i virus, così vendono più antivirus. E questa dove l'ha letta? La sappiamo solo noi la verità.it. E le sembra una fonte attendibile? Certo, ho avuto la conferma su questa fonte attendibile.it, dove c'è scritta tutta la verità che non ci dicono. Ma chi? I poteri forti. E lei si fida più di internet? O di me che sono un tecnico e ho studiato queste A me cose? chi me lo dice che lei in realtà non è un attore che sta recitando la parte del tecnico per farmi credere che in realtà il virus esiste? Qua in realtà non c'è niente, non c'è niente qua dentro. E Vabbè. sospetto pure che tutte le persone che ho visto entrare e uscire finora, i clienti, in realtà non sono clienti, sono attori che vengono qua dicendo che hanno il virus nel computer e che voi gliel'avete sistemato e gliel'avete levato. Così in giro si dice che questo virus esiste. E lo sa perché? Per metterci paura. Ci vogliono mettere paura.it. Allora, senta, se lei si fida di me, il computer glielo riparo, altrimenti se lo porta a casa. Certo, io lo riparo. Così con la scusa dell'antivirus mi mettete un bello microchip, mi controllate e da ora in poi sapete tutto quello che faccio, Ora che vero? sta Oh, ma ti dicendo? pare che sono scemo io? E ti pare che non l'ho capito che qua è tutto un complotto? E allora se lo fa giustare dai complotti su computer. E voglio vedere come ci vanno, perché qua mi sa che il problema è più grosso di quanto pensavamo, perché qui il computer neanche si accende più. Lei rischia di perdere tutti i dati. Che significa il rischio di perdere tutti i dati? Potrebbe succedere. Faccia qualcosa, io qua dentro ho tutto, tutte le foto con i miei genitori, con i miei nonni, io non posso rischiare di Ci perderle. provo, non le assicuro niente. Provi, 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 faccia qualcosa, Ci sto provi. provando, ci sto provando. Ce l'ho fatta. I suoi dati sono salvi. Grazie. Guardi che solitamente non è così facile riparare un computer quando prende un virus così potente. Lei è molto fortunato. Ma io sono fortunato perché ho incontrato lei, che è un angelo. Ma come? Non era un attore dei poteri forti? Ora sono un angelo? Mi scusi. Ma io come posso fare per evitare di rischiare di nuovo di perdere tutti i dati? Lo mettiamo un antivirus? Sì. Siamo sicuri che con la scusa dell'antivirus non mi volete montare un microchip dentro così mi controllate col 5G? Ma non nel computer, dentro di lei lo mettiamo il 5G. Dentro di me? Lei diventa telefono di se stesso, le squillano le tempie, clicca sulla tessa e risponde. Ma lei queste cose come le sa? Dove le ha lette? Su ciavederrotticoglioni.it. È nuovo, non lo conoscevo.